Vabbè, diciamo che ci sarà qualcuno che accompagnerà la porta da dietro per evitare di farla sbattere. Vabbè, se sbatte non è che succede molto, però. Ma questo è di scena, è una cosa importante. E questa è la scarpa che ci vuole, guarda. Dobbiamo aspettare dietro tutti coloro che devono uscire. E poi possiamo Non, uscire. esatto, non che qualcuno rimane dall'altra parte per Dell'attento, ho capito. uscire poi. Adesso lo diciamo anche Ce l'ho fatta spiegare? capito, no, non ho capito, ce Nessuno la deve. passa. Già? È la stessa cosa. Allora, quando entriamo. Allora, aspetta, il concetto è questo. Qui, Nello! Vieni. C'è Alessandro che sta facendo le riprese. Quando entriamo tutti zitti, allora il criterio è il seguente. Zitti, io che saremo per prima. No, io. Allora, qui io senza aprire allora, momento, scusa una cosa. Allora, battono ma non sbattono. Ehi. Ma questo posso fare ora? Ma che dici? Questo è una parola di bestia. Dai, avvocato, ci dica due parole sulla commedia. Una commedia molto divertente, godibile, con tanti spunti comici. Si chiama Prestami tua moglie e speriamo che le persone si divertano per almeno quanto ci siamo divertiti noi a farlo. E in napoletano come si dice? Io purtroppo, lo dice lei che è meglio. Prestama mogliereta. Ecco. Prestama mogliereta. Come? Prestama mogliereta. Come? No, io posso dirti prestami tua moglie. Che parte fai tu? Io sono il guappo che viene dall'America, che ritorna italo-americano, che ritorna per vedere un po' la situazione del nipote che chiede sempre soldi, 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 soldi. Quindi arrivato qua c'è una situazione un po' ambigua e a modo suo cerca di risolverla alla guappesca, diciamo così, no? Poi alla fine però si risolve tutto, si chiarisce tutto. E come si chiama questo guappo? Zio Alfredo. Già Alfredo? Zio Alfredo. Ah, zio Alfredo. Zio Alfredo, sì, sì. Ti porti un gorilla dietro. Poi c'è il mio gorilla, Jack. Jack che è molto che difende, preparato, che mi difende. E allora è a mio comando, va in giro ad ammazzare la gente. Sì, sì, perché noi siamo gente di poche parole. Ciao Nino! Tu che parte fai? Oh, io faccio la sarta. La sarta. Detta, la anche, sarda. Detta anche sarda. Ci presentano così. Ecco le sarde. Ah. E entriamo noi, io e la mia collega. Okay. Invece lei signora? Io sono Lucia, la moglie, vivo in montagna, ho portato mio marito che è malato di nervi e si è venuto qui per curare. Ma alla fine mi fa fare un fegato tanto che era forse meglio se andavo io a Fiuggi a curarmi, perché mi fa innervosire. E poi questi ospiti in casa che sono a morire, noi vorremmo stare da soli a farci un po' di coccoline, ma ci sono questi ospiti che non se ne vanno, chiedono di tutto, dalla macchina in prestito a soldi e più ne ha più ne metta. Non. Ma chi è la moglie che viene prestata? Io? Ah! Non vedi come sono sexy, guarda, guarda. Si fa questo ed altro per il teatro. Speriamo di far divertire il pubblico, ce la mettiamo tutta, è una commedia rispetto alle altre classiche di Edoardo, meno strutturata, però più semplice, è basata sul ritmo. E cerchiamo di mettercela tutta e di crearlo questo ritmo, altrimenti la commedia si ammoscia. E come si chiama lei? La torta. Nella commedia? Lucia. Lucia. Lucia, Lucia mia. Ma dov'è il tuo fucile? E
lì giù, dovevo andarlo a prendere. Tempo di vestirmi e prendo tutto il necessario. E come si chiama lei? Massimo D'Auria. No. Luigi, un cacciatore. Luigi, un cacciatore. Sì, tengo il fucile e il cane lupo e sono l'uomo del paese. Uh-huh. Adesso in famiglia mi chiamano Gingillo. Uh-huh. Come fa il tuo cane? Infatti recito come un cane. Questa è la prova inconfutabile che io reciti come un cane. Ça suffit. Merci. Qual è la tua preoccupazione? La mia preoccupazione è tutta la commedia, dall'inizio alla fine. Quindi, ma andrà bene, siamo sicuri. Siamo sereni, nessuno è in agitazione, siamo tutti tranquilli, in massimo surplus. Quindi adesso sentirai battere i denti a tutti quanti. Ma la porta, che cos'ha quella porta? Quella porta oscilla e quindi è il primo problema tecnico da risolvere, e poi l'ingresso e l'uscita di tante persone che attraversano quella porta. Ma anche quello è stato sistemato pochi minuti fa, ma è stato sistemato. Quindi non si può più dire non aprite quella porta. Ah, no, magari è chi c'è dietro quella porta, è quello. E tu, ragazzaccio? Gli ultimi ritocchi della scenografia, cercare di pensare a tutta l'organizzazione per la cassa, i biglietti, per sostenere le opere dell'oratorio, ovviamente, per i quali ringraziamo tutti coloro che ci vengono a vedere. E poi per il resto cercare di far concentrare gli attori, che è sempre una cosa molto importante prima di ogni rappresentazione. Che parte farai tu? Io questa volta faccio soltanto il regista. Perché ovviamente non si possono fare tante cose insieme, per cercare di farle un po' meglio. E anche tu? No, io recito come... sì. Io sono un dottore dalle mille tentazioni, quasi radiato dall'ordine dei medici, ma poi insomma trovo il mio lato conveniente, il mio lato piacevole. E quindi no, io recito poco, ma recito un cameo, come si usa dire. Bene. Ok, grazie. Dammi tu la forza e la pazienza. È inutile, Esterina, è inutile, non mi convinci, quello voleva a me. Oh, ma tu tieni la capa tosta, sa? No, la capa tosta la tieni tu, eh? No, la tieni tu, e lo dimostra il fatto che io tengo il diploma di maestra, mentre tu sei una cretinetta qualsiasi. Che c'entra? Io se lasciai gli studi fu perché mi venne la polmonite, e forse io tengo la capa tosta, tu tieni la faccia tosta. Schiatta, quello voleva a me, e con questo vai a farti friggere. E non tengo la padella. E fatela prestare. E prestami la tua. Uè, ma non mi dimentico che siamo sorelle, e te ne conto quattro come dico io. E io non gli so rispondere. Bamboline! Hai visto? Hai fatto sentire a mamma. Sei stata tu. Bamboline! E che ci siamo fatti? E ditelo a questa pettegola che la smettesse di dire stupidaggini. Che nervi! Mamma, diteglielo voi stesso. Quel bel giovanotto simpatico che tiene il cane lupo non faceva prima la corte a me. Bello? Quello è basso. Sì, è vero, non è molto alto, però ha un bel viso. E poi, alto no, quello voleva a me. Ma ti do la botta in testa. Ma no, tengo io la botta in testa. Non mi vogliate donare una botta in testa. Ma in testa tutte. Ma la vogliamo finire? Che ti devo dire? Io vorrei avere tra le mani quel dottore che mi disse: andatevene in montagna a curarvi i nervi. Sì. Su, perché poco fa stavate litigando qua fuori, eh? Perché? Perché? Ecco, adesso nessuno mi risponde. Ma insomma, papà, dove dovevamo andare? E là dormono gli ospiti, là dormite voi. Dovevamo andare in mezzo alla strada. Questa qui è la miglia dei teori, è disgustare indisponente. Fuggi. E dove ne devo fuggire? Cami, io volevo dire che il medico non ci doveva mandare qua su in montagna a curare i nervi a te. Doveva mandare a me a Fiuggi, a farmi la cura dell'acqua. Perché tengo un fede da tanta.
bustina in forse. Ma quello è l'amico tuo d'infanzia che mi fa stare così nervoso, eh? Ah! Ma vanno a cucire! E da quando siamo sposati, che lo tengo sempre davanti ai piedi. E poi ti vengo a trovare. Non mi faccio una fotografia con tua figlia. Non mi faccio una fotografia con tua moglie. È sempre appresso a te, sempre. Luci, se non vuoi sapere, a me questo fatto non mi è mai piaciuto. Cami, ma tu aurissi a me. Ma tu ce l'hai la faccia tosta. E mo che vengono, glielo dici chiaro, chiaro, che se ne andassero. Ma perché? Ci vuole pure la faccia tosta. Vuoi vedere che alla fine ho pure tolto. E allora vincelo. Luci, Luci, non mi sfidare che mi conosci. Beh, allora sei un uomo di niente, se quando vengono qua tu non glielo dici chiaro chiaro. Tu ci dici chiaro, ci dico, pure scuro. Brava, io ti sbatto in mano. E io faccio due valigie fuori la porta. Io faccio questa bocca aperta. Io faccio fare un giro a danza, a resti. Oh, mamma! Zitto, zitto. Ma tutto un uomo. Sì, sì. Sempre sì. Le valigie. Prepara la tazza di camomille, fai presto. Luci, lascia perdere, tanto alla fine non ci siamo fatti niente. Ma la macchina si è fatta male. Ah, la gamba! Ma, proprio... Ah, la gamba! Stasera domani viene a fare pure visita a papà. Sì, e viene per me. Ma dimmi un po', ti ha fatto proprio la dichiarazione? Sono fatti miei. Ah, mi pensavo. Ma perché te l'ha fatta? Sono fatti miei. E Santa... Ma com'è impegnativo questo signor Luigi! Gli posso chiamare Luigi? E mi fate solo piacere, grazie. Gingino, sentite! Stavo parlando io! No, no, io volevo semplicemente dire che mi potete chiamare Cati. Cati? Cati! E mo' è diventata russa! Quella si chiama Catarina! A casa invece mi chiamano Gingillo. Gingillo! Com'è grazioso! Io mi chiamo Esterina, come potreste chiamarmi? Est. Eh no, e poi guarda la rosa dei venti. Nord, sud, ovest, est. Vabbè, lasciamo stare. Gingillo, sentite, che vi volevo dire? Come sta mamma? Ah, bene, bene, grazie. E il cane lupo come sta? Ui, e come sono contenti che vi interessate del cane mio. Aspettate, vengo subito e vi porto un regalo, aspettate. E mo sei contenta? E tu sei felice? Perché? E stai! E mo bella! Papà! Aspetta, aspetta. O aspetta. Adesso lì che parliamo. Vado a far prima la mandai. Va bene che faccia maiassa con te. Ah sì? Tu fai la maiassa e io faccio il bastaso. E poi vediamo chi la vince. Ma più a scemo. Ma che ti sei nascosto a fare dall'armadio? Ma tu sei pazzo! Luci! Io devo vedere, devo sorvegliare! Devo sorvegliare, devo vedere. Ma insomma, vogliamo parlare di cose serie. Parla, parla se mi devi dire qualcosa. E beh, Luci, ti viene in mente quando eravamo fidanzati di nascosto e tua madre non voleva. Oh, mamma mia, ma oltre a fa puro sentimentale, ma si pazzo. Luci, non si preoccupare. Ma tu hai visto che razza di pistola che ci hanno qui? Ma posso venire a Napoli a fare qualche cosa? Mamma mia, Cami, che mi vuoi mettere? Nata preoccupazione in testa. Ma tu, devi vedere la mia com'è piena. Ma perché? Mi tengo la faccia del delinquente, ma sono un sentimentale. E già mi pensavo di portare ogni giorno il latte, i pomodori, e li facevo trovare sul davanzale della finestra. E mo, che fa? Devi andare via con quel delinquente americano. Ma che si è promesso? Che se le sposasse le porti da me, sì. Io me le sposo, io! Voi? Sì, signore. Donno, come mi chiamate voi? Io bevi vino, anzi, bevi veleno, anzi, bevi sale inglese, anzi, bevi olio di ricino, anzi... Ah, ho capito! Ti fate un bel cocktail tossico purgativo! Comba, respirano tutti quanti e soltanto la clorofilla mia mi dà fastidio. Comba, ma qua sembra che poi vengono i torci miei. Comare, è arrivato a questo punto e basta. Io devo parlare. Frate Camillo. Oh, beh, io parlo.
signore che abita. Sentite, veramente adesso non è il momento. Passano troppo giorni. Luci. Aspetta un momento. Scusate, voi siete dottore medico? Sì, signore, dottore medico. Allora, fatemi una cortesia. Accomodatevi, ecco così. Lo prego. Accomodatevi. Luci. Ho trovato un uovo di colombo. Un altro. Sì, signore. Fatelo in ammossa. Fingi di sentirti male, così ti curi e ti levi un messaggio in broma. Basta pure il dottore, quello di visita. Che ne so, tu dici, ah sì, tu dici che ti fa male in petto, così quello può pensare pure che è l'infarto e subito ti mette a riposo, capito? Subito a letto. Dici bene, vediamo, aspetta. Ah, che dolore in petto, mamma mia. Va bene così? Benissimo. Permettete. Dunque? Sì. Dicevamo, sì, signore. Voi siete dottore medico? Sì, ma non esercito più. E vabbè, ma in caso di necessità, se una signora si sente male... Ma perché, scusa? Oh, perché fra poco la signora si sente male. No, le ragazze Napoli si spaventano. Che dolore. Allora, se si può fare. No, voglio andare a letto. No, mamma, non andare a letto. Non la mamma, sta niente. Ma che dite, compa? Io mi sento un dolore qua. Un dolore in petto. Io mi sento l'infarto. Sì. Voi siete dottore? Dottore medico? Dottore medico. Dottor, visitatemi. Io sento l'infarto. Venite, dottor, venite. Attenzione! sì, ma io veramente... Ma perché mi viene a visitare? Perché? Quando ci sembra che non viene niente! No, io ho l'infarto. Oh. Mi sento male. Papà, tu stai sempre qui. Con questo colorito. Tengo la faccia bianca. No, avete la faccia come il latte, come le rose, come l'aurora. No! Mi muovi sparo! Non mi posso dare niente! Ma io non vedo niente da fare! Io non l'ho potuto uccidere! A chi? Oh cazzo! Quello mi guardava con gli occhi pietosi, mi leccava la mano, capito? La mano! Io la mano delle figlie mie non ve la darò mai! Come ve la devo dire? Ma io tengo intenzioni serie! Signori a tutti! Maestà, tu sei una persona seria? Vuoi scherzare? Io sono l'uomo del paese. Vabbè, io sì, ma capito. Sei, tu lo vuoi? Sì. Vabbè, mi ha ancora detto sì, chiede fidanzato. Vabbè, non ci affrega, con calma, non precipitiamo. Ah, Luci, per favore, tanto sento quello tu. Tu non stai bene, tu ti devi la riposare. La riposa è così. Sono fidanzati. Fidanzati? Ma questo dopo, viene dopo. Vabbè, Zaffè, però non va arrabbiare. Bene, non va arrabbiare. Vabbè, tu tieni nervoso, ma tu non ti devi preoccupare. Lo so, Zaffè, voi dite bene, però io tengo una faccia qua che non ce la faccio più. Guardate qua, guardate, io ci faccio una faccia all'aglio verde. C'è una faccia all'aglio verde. Che faccio dentro? Ah, papà. Thank you.
niente, sì, però vabbè, domani la messa è un po' più in ritardo. Va bene, grazie a tutti per essere intervenuti e per aver applaudito e riso a questa nostra prima, che, come dire, nonostante qualche infortunio per colpa mia tecnico, che non ho dato subito la musica dietro, però insomma, per il resto penso sia andata bene. Allora, iniziamo i ringraziamenti. Iniziamo Mimma per i costumi. Alta per il trucco. Se non come ultimi l'amministrazione comunale che ci ha dato il sostegno per questo mese delle associazioni che abbiamo chiuso, noi abbiamo avuto il piacere di chiuderlo, e quindi grazie a tutti, all'amministrazione, al forum delle associazioni, tutte le associazioni che fanno parte del forum che collaborano attivamente e proficuamente per realizzare questo mese molto bello. E Don Alberto, Don Roberto, tutto lo staff dell'oratorio, grazie a tutti e buonanotte a tutti. Molto carino.